Al via dal prossimo anno accademico un nuovo corso di laurea, una nuova triennale all'Unite che punta a rivoluzionare quella che è la produzione agricola dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista della sostenibilità. Assolutamente sì, un nuovo corso di laurea che già dal nome, dalla prospettiva, intensificazione sostenibile delle produzioni ortofrutticole di qualità, quindi sostenibilità già nel titolo, ma come dicevi giustamente anche la necessità di produrre di più, ma mantenendo la qualità alta e l'impatto ambientale basso. Un corso professionalizzante, quindi che dà la possibilità ai ragazzi, agli studenti e alle studentesse che si laureano di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro. Il numero, perché è un numero programmato, è stato definito da rapporti continui con gli stakeholder. Il percorso è un percorso professionalizzante perché si svolge per almeno un terzo presso aziende o scuole tecniche, istituti tecnici agrari, insomma, che sono coordinati dalla professoressa Provvisiero, quindi del Dipò Parozzi di Teramo, che è la scuola Polo, la scuola di riferimento, ma un ruolo importante lo svolgeranno anche gli altri istituti agrari, penso a Scerni piuttosto che ad Alanno, piuttosto che ad Avezzano e a tutte le altre sedi, anche extra regionale. Quindi una figura professionale nuova, si diceva prima 4.3, perché insomma deve conciliare tutto questo. È una figura professionale che sicuramente avrà successo perché il settore, come dire, provato dalla pandemia, ma ha un'esigenza di ripartire enorme ed è un settore strategico per l'economia italiana. Quindi una scelta oculata nell'ottica della filiera formativa, rapporto con le scuole e per dare una ulteriore possibilità ai giovani abruzzesi. Il Dipò Parozzi e nello specifico gli istituti tecnici agrari avranno un ruolo fondamentale all'interno di questo progetto del nuovo corso di laurea dell'Unite. Sì, avranno un ruolo di sinergia con l'Università di Teramo per quanto riguarda l'aspetto laboratoriale, perché metterà a disposizione docenti e laboratori a disposizione dell'università per realizzare appunto le attività pratiche. È un orgoglio per noi ed è si continua così una sinergia nata da sempre, ormai da anni, con l'Università di Teramo e noi siamo contenti non solo perché gli istituti agrari sono protagonisti, ma anche perché vediamo nel progetto di vita dei nostri studenti un obiettivo importantissimo, cioè formazione tecnica superiore di alto livello, con inserimento diretto nel mondo del lavoro, perché abbiamo detto che appunto poi ci sarà un'ulteriore sinergia con le aziende di tutto il territorio della Regione Abruzzo.